Secondo me la squadra è partita bene, ha fatto mezz'ora bene, muovendo palla. Abbiamo faticato a trovare gli attaccanti per cercare di finalizzare, però non abbiamo rischiato niente. Poi abbiamo preso gol e dopo il gol, secondo me, abbiamo fatto, ma non so nemmeno se definirla una reazione, però non siamo stati soliti come distanze, come pressione, come movimento della palla, e quindi essere riusciti a trovare comunque il pareggio va preso di buon grado, va accettato, e dobbiamo sapere sempre, noi sapere che se non siamo tutte le volte al 150%, per noi è un campionato difficilissimo. Io penso che oggi alcuni giocatori probabilmente non ti hanno dato quello che ti hanno dato la settimana scorsa, ma questo non è dare giudizi o colpevolizzare qualcuno. Probabilmente la preparazione della partita non è stata ottimale come con la Ternana, e tante cose non sempre riesci a spiegartele. Io credo che di fronte trovi sempre gli avversari. Oggi, ti ripeto, anche se meno arrembanti che con la Ternana, la prima mezz'ora ho visto una squadra in gestione della partita e padrona del campo. Abbiamo, come ho detto prima, faticato molto a trovare gli attaccanti e a trovare soluzioni per andare a fare male. Poi dopo il gol la squadra ha reagito in maniera, per me, un po' disordinata. La cosa importante è che abbia reagito e ha trovato il pareggio. Anche a noi a volte dobbiamo, dico purtroppo, fare delle partite un po' più brutte, un po' più sporche, che magari ci servono per crescere ed entrare ancora meglio dentro questo campionato. Poi nel momento in cui si è rimasti in 10, ho chiesto ai ragazzi di mettersi in maniera diversa. Abbiamo aperto Salcedo da una parte e Nicola Bellomo dall'altra per cercare di trovare più spazi, per cercare di allargarli, però anziché muovere la palla velocemente siamo più che altro intestarditi in azioni individuali e ci hanno precluso la possibilità di andare a chiudere l'azione e invece ci hanno esposto anche a pericoli, a ripartenze. Difatti il Benevento ha avuto 2-3 calcio d'angoli e noi a volte in quelle situazioni possiamo soffrire, soprattutto quando fai cambi a bassi l'altezza media. Però non sempre riesci a fare quello che vuoi, e c'è stata un po' di frenesia probabilmente avevamo speso a livello mentale anche per cercare di recuperare un risultato che dal campo sembrava difficile riuscire a recuperare. Ma oggi per gli attaccanti è stata una partita difficile, perché loro si schiacciavano molto, non ti davano grossi spazi e la richiesta era quella di cercare di rompergli un po' la linea. Ruben Botta lo fa, a volte doveva farlo anche uno tra Kedira e Schiller, perché se non vieni a giocare con la squadra trovi pochi spazi. Poi non è che posso chiedere, non voglio e non si può secondo me chiedere alla squadra di tirare delle pallonate su Schiller, perché comunque trovi gente che ha la sua struttura, che ha la sua statura. Abbiamo sbagliato un'occasione del gol, abbiamo sbagliato perché i ragazzi sanno che non è obbligatorio costruire sempre dal portiere quando la squadra avversaria ti pressa, e in quell'occasione abbiamo forzato una giocata, abbiamo perso palla, abbiamo preso gol, però credo che fino a quel momento la squadra fosse in partita e gestisse bene la palla. Fino a quel momento, dico, perché poi mancava ancora un'ora alla fine, e le partite sono lunghe e si possono decidere alla fine del secondo tempo. Oggi è stata una partita di Serie B, magari da parte nostra non pulita come le altre, però bisogna essere contenti di aver fatto un punto qua. Ti ripeto, lavorare sulla prestazione, non siamo contenti della prestazione, ma contenti di aver fatto un punto per come sarà messa la partita, e sapere che dobbiamo cercare di crescere continuamente, che se abbassiamo il livello di guardia per noi diventa difficilissimo. Cerco insieme allo staff cerchiamo di portare tutti i giocatori ad esprimere il massimo di quello che possono esprimere. Quindi, come mi aspetto di più da Salcedo, mi aspetto di più da altri che secondo me oggi sono stati un po' sottotono, però io non è che nella mia testa non c'è il pensiero che Salcedo entri e mi risolva la partita, perché questo l'ha fatto uno nel passato che Antonio conosce bene, e lo stava facendo uno nel recente, ma sta invecchiando anche lui. Posso pensare questo? Cercate di capire cosa voglio dire. È un ragazzo che è giovane, che deve cercare di
di mettere a disposizione le sue qualità nella squadra. Deve farlo con continuità, anche se gioca 20 minuti, anche se gioca mezz'ora, anche se gioca 45 minuti. Quando lui è a tempo per capirlo, anche se noi non è che abbiamo tanto tempo per aspettarlo.